Io da parte mia devo dire grazie a Leonardo per quello che ha fatto. Sicuramente lui adesso farà i ringraziamenti, diciamo, di rito, perché è giusto farli, perché c'è sempre qualcuno che si impegna e dietro di lui ci sono tante, diciamo, sacrifici e impegni di qualche mesetto per organizzare il tutto. Un grazie veramente, siamo contenti perché nessuno si è fatto male, la gara è andata bene, il tempo è stato anche clemente, anche se ha cercato in un momento di iniziare a piovere, comunque tutto è andato bene. Grazie di cuore veramente a tutti quanti. Allora, già il ringraziamento è iniziato da Nino, vi ringrazio a tutti voi per essere qui e soprattutto a chi ha contribuito per fare questa ricca premiazione, quindi sarete premiati tutti quanti, l'assistenza della misericordia. Inoltre la gara ha avuto la collaborazione dell'Unicef di Melito, della sezione di Melito. Come ringraziamenti ci fermiamo qui. Adesso dobbiamo ringraziare anche il parroco, la chiesa, Don Paolo e tutta la chiesa, che ci ha permesso di fare qui in questa sede la premiazione, il pasta party, e il proprietario del terreno, che sono i fratelli Romeo. Adesso iniziamo con ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione di questa manifestazione. Ringrazio anche il Telemelito e Radio Studio 95 per il contributo del video e fotografico. Adesso passiamo alle premiazioni. Allora, prima di premiare i ciclisti vorrei dare una maglia come questa che indosso io ai volontari, intanto che magari avanzi. Io da parte mia devo dire grazie a Leonardo per quello che ha fatto. Sicuramente lui adesso farà i ringraziamenti, diciamo, di rito, perché è giusto farle, perché c'è sempre qualcuno che si impegna e dietro di lui ci sono tante, diciamo, sacrifici e impegni di qualche mesetto per organizzare il tutto. Un grazie veramente, siamo contenti perché nessuno si è fatto male, la gara è andata bene, il tempo è stato anche clemente, anche se ha cercato in un momento di iniziare a piovere, comunque tutto è andato bene. Grazie di cuore veramente a tutti quanti. Allora, già il ringraziamento è iniziato da Nino, vi ringrazio a tutti voi per essere qui e soprattutto a chi ha contribuito per fare questa ricca premiazione, quindi sarete premiati tutti quanti voi. Sangue freddo. Allora, senior, il primo è Balastro. Francesco. Associazione Sportiva Marco Montoli. Secondo è Luigi. Secondo è Luigi Sorace, che è andato via. Terzo Caccamo, Taurianova.
Quarto è Pileo Giuseppe. Quinto è Timpano Salvatore. Adesso si premiano coloro che sono fuori dai cinque. Iniziamo dai veterani. Sciarrone. Iniziamo dai più vecchietti, perché se manca qualche premio, i giovani lo possono sempre vincere. Crocitti, c'è Crocitti? Quindi Condoluci. Nostro cicloturistica. Nostro, vostro, loro. Cricri poi, Fausto. Cricri. Mountain bike Palmi. Se ne sono andati. Calabro. Ora mi tocca quello. Ora devo capire. Ora sono avete chiamato in mente? Sì, uno su di Cricri. Deve essere preso di. Dove ti chiedo? Allora, c'è il premio per Cricri, che c'è Zangari, se lo porta lui, dai. Cricri. Questi abbiamo liquidati tutti, adesso facciamo i senior, vediamo chi era. Allora, a Pirelli il tempo l'abbiamo fatto, giusto? Allora, il sesto, Zerbi, Garibaldina, c'è? Se non c'è, allora, senior, Junior, andiamo a Junior. Sesto è Montana. D'altronde se premia a tutti, se sono qua. Poi c'è 40, Francesco. È andato via, lui era 40. Se non è presente. No. Poi c'è Costantino. È andato via. Pure. E Cama. E Filippone. Filippone c'è. Non c'è. Chi è rimasto? Nessuno. Qualcuno che si è ritirato. Ti vedo l'organizzazione. Aspetta, c'è il parrucchino che ha forato due volte con ragazzi. C'è il 27 volte. Ma per i suoi amici. Per i suoi amici. Ti tocca quella personale. Fatto?
così. In Marocco ci sono le dune, qua trovi le montagne. Signore, grazie a tutti e alla prossima.